Messe di gol ben 6, nessuno al passivo nel primo test stagionale di una certa rilevanza. Avversario il Messina, neopromosso in seconda divisione. Tra poco le azioni salienti, ma precedenza al caso Cascione. Il centrocampista toscano ha deciso, lascerà Pescara. Determinato in conferenza stampa il presidente Daniele Sebastiani, che non c'era affatto la sua personale delusione. Evidentemente ha vissuto male la retrocessione, evidentemente pensa di poter giocare in Serie A anche quest'anno, io glielo auguro, però è chiaro che noi non aspettiamo nessuno. Con lui abbiamo fatto, per quello che è il mio carattere, abbiamo fatto qualcosa in più, perché per quanto mi riguarda, se fosse stato qualsiasi altro sarebbe già stato da parte da un bel po'. Non vorrei che, come funziona in questo mondo del calcio, qualcuno arrivi al 20 di agosto e mi venga a chiedere un contributo per mandare Cascione in un'altra squadra, perché a quel punto Cascione rimane a Pescara, si allenerà con i compagni e alla domenica, sabato vedrà la partita. Sarò presuntuoso, ma io per la gola non mi faccio prendere nessuno. Se non ci sono richieste, l'ipotesi di risoluzione non è affatto peregrina, quindi comunque lui sa a cosa potrebbe andare incontro, che cosa ha deciso, che cosa vi ha detto. Ma Massimo, io penso che, faccio un esempio banale ma che si è verificato non più tardi di 20 giorni fa, parlo di Simone Romagnoli, un ragazzo che non sentendosi al centro del progetto è venuto da noi, non avendo in quel momento squadra, ha risolto il contratto e sta andato. Cioè lui non lo ha fatto? Romagnoli penso che abbia dimostrato che si è messo sulle spalle un rischio sicuramente più grande di quello che si metterebbe Cascione, perché Cascione è un giocatore affermato, è un giocatore che è conosciuto, Romagnoli è un giovane. Si comincia così, il nobile pensiero carico d'affetto rivolto dalla curva attraverso uno striscione a Vincenzo Zucchini. La partita, Cutolo infortunato, non al meglio e dunque ai margini anche Pelizzoli, Balzano e Vukušić. Le scelte di Pasquale Marino, Pigliacelli tre pali, Zauri, Schiavi, Capuano e Rossi a comporre il pacchetto arretrato, Viviani regista, Nielsen e Ragusa mezzali, davanti il tridente Politano, Sforzini, Piscitella. Messina schierato secondo i canoni della 4-2-3-1, il portoghese Costa Ferreira, ex Teramo, e parecchi esterni, Guadalupi nella terra di nessuno, alle spalle di Chieri a punta vertice. Buona qualità, sfruttamento delle corsie laterali, in fase di non possesso, squadra pronta a pressare ma sempre compatta, parliamo naturalmente del Pescara. Nelle retrovie una sola leggerezza di Schiavi non sfruttata dal centravanti siciliano, per il resto indicazioni senza dubbio confortanti. Singoli, in evidenza Nielsen, Capuano, il solito Politano. Nella ripresa bravi Di Francesco, Bjarnason, Brugman e Maniero. La cronaca. Nielsen largo a destra, lo scatto di Politano, attenzione lato corto dell'area di rigore, uno contro uno con Bolzan, effetto il cross, il tentativo di testa operato da Sforzini. A Ragusa, rasoterra verticale per Piscitella, da questi a Nielsen, si fa vedere a destra, Zauri riceve, effetto il cross morbido sul secondo palo, tentativo di Sforzini, la grande parata, la grande risposta di Lago Verzeni. Lo scatto di Politano, attenzione, effetto al cross con il destro, il colpo di testa a rete, Sforzini, Pescara in vantaggio, grandissimo cross di Politano ed è stato perfetto il colpo di testa di Sforzini. Calcio di punizione, vediamo Politano, c'è il gol, il raddoppio del Pescara ad opera di Schiavi ed è stato il più lesto di tutti, proprio Raffaele Schiavi, che è riuscito a girare verso la porta difesa da Lago Marsini. Bucolo, attenzione là destro, la palla termina di un soffio al lato, Viviani, colpo di testa di Sforzini, la palla sfiora la traversa della porta difesa da Lago Marsini. Beppe Fornito all'altezza del lato corto dell'area di rigore, quasi vicini alla linea del fallo laterale, il colpo di testa a rete, 3-0 Bocchetti, colpo di testa molto preciso. C'è poi Federico Di Francesco che ha cambiato versante di gioco, il cross, il colpo di testa a rete di Bjarnason, quarto gol del Pescara, bravissimo Di Francesco, ha visto l'inserimento di Birkir Bjarnason, è arrivato col piatto destro, attenzione Maniero, il destro a rete. Quinto gol della Pescara, aveva perso palla il Messina e ne ha approfittato il Pescara con Maniero, che è stato servito da Di Francesco, bravo davvero Di Francesco in questo secondo tempo. Fornito, serie di finte, bravo, una circostanza, poi Brugman può tirare e c'è il gran gol, Brugman, l'uruguaggio mette la sua firma su questa partita, sesto gol del Pescara.